Ci troviamo all'interno dell'aula magna del Liceo Scientifico di Castelvetrano perché c'è un progetto interessante, di questo me ne compiaccio prima di tutto con la dirigente scolastica, perché portiamo in la tradizione siciliana, una tradizione siciliana un po' particolare, dei pupi, ma non proprio i pupi siciliani, ma i pupi della legalità. È un progetto interessante, stimolante e che sta vedendo la collaborazione e il coinvolgimento di tanti ragazzi entusiasti di fare muovere le fila dei pupi, che poi sarebbero le fila della vita. Ne parliamo con Angelo Sicilia, quello che si occupa di questa tradizione bellissima. Perché oggi a Castelvetrano, Angelo? Allora, noi abbiamo accolto l'invito della dirigente scolastica del liceo per far conoscere a questi ragazzi l'antica arte dei pupi, che ci serve per raccontare e narrare le storie di oggi, però. Ecco la novità di questo progetto, cioè il fatto di raccontare la lotta contro la mafia non soltanto con le parole, ma attraverso la narrazione epica dei nostri pupi siciliani, che vi ricordo che Ecco, sono le patrimonio possiamo alzare, le dell'umanità. facciamo vedere I ragazzi, anche ecco, chi sono. stanno intraprendendo un percorso di rappresentazioni, veramente di prove di rappresentazioni. Per esempio, Michele ci ha Peppino impastato, perché una parte del progetto prevede il racconto della storia di Peppino impastato, mentre Elena ci ha la mamma di Peppino da giovane, perché la storia ovviamente parte dalla giovinezza di Felicia per arrivare poi alla storia di Peppino. Ecco, e poi ci sono tanti altri pupi, Ma vedete? sono i pupi della legalità o i pupi del male e del bene? Tutte e due, diciamo tutte e due, perché Nella vita. in questo ciclo dei pupi antimafia si ripete l'eterna lotta fra il bene e il male, che era anche quella che caratterizzava il ciclo dei pupi tradizionale, solo che là erano i cavalieri cristiani contro i cavalieri saraceni, quindi una lotta di religione, di pelle bianca contro pelle scura, cosa che noi abbiamo messo da parte, e invece abbiamo voluto rappresentare il bene, che è chi fa la lotta contro la mafia, contro il male, che è il mafioso, il nostro unico avversario di sempre. Abbiamo i pupi che rappresentano magistrati che lottano contro la mafia, che hanno Come lottato no? contro la mafia e Assolutamente. continuano a essere impegnati in prima linea. Assolutamente sì. No? Uno dei nostri punti di forza è la storia di Falcone e Borsellino, per esempio. E noi qua abbiamo un magistrato, un pupo Possiamo magistrato, alzare, che è questo qua. possiamo vederlo. Io ringrazio Salvatore Inguidi di Libera che partecipa al progetto. Ovviamente siamo qui grazie al fatto che c'è Ricordiamo. Libera e che c'è il suo coordinatore provinciale. Anzi, la nostra compagnia, questi pupi antimafia, in realtà hanno aderito da qualche anno ormai al coordinamento provinciale di Libera Trapani. Va bene? Quindi noi facciamo parte, anche, diciamo, dal punto di vista non solo personale, ma soprattutto di militanti antimafia, facciamo parte di questo coordinamento. Ecco, lui per esempio è un magistrato antimafia, va bene che di volta in volta può avere tanti ruoli, va bene? Infatti è vestito con la giacca e cravatta, mentre gli altri hanno ovviamente altre sembianze. Quindi storie diverse, storie di mafia, ma sono storie a lieto fine, morale della favola. Questo. Allora, noi raccontiamo la realtà per come è stata, per cui molte storie sono storie di sconfitte, perché purtroppo è questo che è avvenuto. Molte volte abbiamo perso queste battaglie. Fermo un attimo. Battaglie perse, battaglie vinte. Sì, perché ogni sconfitta di queste storie, per esempio una parte dei ragazzi sta raccontando la storia di Lia Pipitone, una giovane palermitana uccisa a 25 anni dal padre mafioso, una giovane che voleva vivere la sua vita come tutte le ragazze dell'epoca, ma non stiamo parlando del Medioevo, stiamo parlando degli anni Ottanta. Ecco, e questa è una storia di sconfitta, perché noi mettiamo in scena un parricidio, un femminicidio, in Ecco. cui c'è la doppia crudeltà, che è pure un omicidio di mafia. E questa è una sconfitta però che ci deve fare pensare, un monito per oggi, per le ragazze, perché scoprono la storia di Lia Pipitone, una figura veramente ancora poco conosciuta, devo dire con molto rammarico, che noi da anni portiamo in scena, ma soprattutto per i ragazzi che devono
cominciare a comprendere bene queste storie e devono avere rispetto per questa storia e per tutte le donne, perché Lia era come una sorella, poteva essere la madre di ognuno di voi, no? Per la sua età. Ecco, questa è una storia di una sconfitta che però ci fa pensare molto. Ma anche la storia di Peppino è una storia di sconfitta, vedete? Però allo stesso tempo c'è la mamma che si batte per fare verità e giustizia di un ragazzo ucciso a 30 anni dai mafiosi in quel modo tremendo che sapete. Ma la mafia sarà sconfitta un giorno. Guardi, io la penso come quella famosa frase di Bufalino, che ci vogliono veramente gli eserciti dei maestri e dei professori, perché è l'unico modo che abbiamo, assieme a quello della mancanza atavica del lavoro. E ci vorrà un rinascimento Purtroppo culturale ci vuole ancora molto tempo, però io che ho iniziato tanti anni fa a fare questo lavoro nelle scuole, mi accorgo come i ragazzi di oggi sono nettamente più maturi da questo punto di vista. anche. Quindi possiamo dire che parte un messaggio positivo dall'anfiteatro, dall'Aula Magna Sì, dell'Istituto non è un caso che nasce da Scientifico. qua, parte da qua questo messaggio, Non a perché caso. noi vogliamo partire proprio da questo posto, veramente così, così particolare, bello e molto significativo e simbolico anche da questo punto di vista. Grazie professore. Grazie a voi.